Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella tipologia di video da Fat Affitto. Allora, oggi andremo ad utilizzare questo preparato qui della San Martino, miscela per torte e biscotti. Vi avevo detto quando abbiamo fatto le rose del deserto che facevamo insieme anche le altre ricette e oggi andiamo a prendere il libricino all'interno. Come sempre, questa miscela la potete trovare sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Giù nell'info box vi lascio anche il salame di cioccolato e vi lascio anche le rose del deserto che abbiamo fatto la scorsa volta. Abbiamo questo pacchettino al suo interno da 360 grammi. E ovviamente abbiamo il libricino con tutte le torte. Noi l'altra volta abbiamo fatto le rose del deserto, sempre fitto. Oggi invece andremo a fare, dove sta? Eccola qui, la torta di carote. Allora, dice ingredienti, vabbè, per 8 persone, una miscela, quindi dice di mettere tutta la miscela, io non la metto tutta. 250 g di carote, 125 ml di olio d'oliva e 3 uova. Adesso vi faccio vedere invece la mia tipologia di torta, quindi vi faccio vedere una torta alle carote proteica fitto e quindi vi lascio direttamente agli ingredienti. Allora, andremo ad utilizzare 200 g di carote tagliate così alla julienne e in totale ho fatto 3 carote e quindi sono 200 g di carote. Poi 200 ml di albume d'uovo, 100 g di yogurt greco, sì, io l'ho aperto perché ieri mi serviva giusto un po', quindi all'incirca 100 g, ma voi mi raccomando, aprite sempre l'info box. Poi 15 ml di olio di cocco, potete anche evitare se non ce l'avete oppure volete mettere un po' di olio d'oliva, io metto 15 ml e poi ovviamente la nostra miscela, in totale 250 g di miscela. Quindi alla fine sarà una torta super veloce da fare. Alla fine, raga, ho messo 250 ml di albume perché era troppo denso, ma voi raga, come sempre, aprite l'info box. Comunque questo preparato mi piace tantissimo, a parte per il profumo, ma anche la consistenza. Cioè, è proprio bella, bella, bella. Raga, voi potete metterci anche ovviamente le mandorle. Però io non ce le ho, quindi non ho. Non gliele metto, la faccio semplice. Comunque, raga, la consistenza è bellissima, guardate qua. Che profumo che c'è. Mamma mia. Adesso andiamo ad aggiungerci anche i 15 ml di olio. Mamma mia, che profumo di cocco! Allora, raga, vi faccio vedere bene il barattolino. Io questo olio di cocco l'ho preso sul supplement. È proprio biologico, eccolo qua. Mamma mia, raga, che profumo di cocco! Assurdo! E adesso non ci resta che aggiungere le carote. Secondo me sarà buonissima.
Ultima mescolatina. Cioè, raga, veramente super veloce da fare e secondo me è buonissimo. Infatti non vedo l'ora di assaggiarlo. Ok, eccolo qua. Si va anche direttamente a bagnare la carta da forno, però raga, io faccio così, io. Eccola qua, adesso va a 180 gradi in forno per 60 minuti, almeno così dice il tempo di cottura sul foglio, però io mi regolo un po' ad occhio e poi vi aggiorno, quindi ci vediamo dopo direttamente con il taglio e con l'assaggio. Eccolo qua, mamma mia raga, che profumo ed è morbidissimo. Adesso lo faccio un po' raffreddare, all'incirca raga una quarantina di minuti è stato, ve lo vedete, quando si è dorato fate la prova con lo stuzzicadente e state a posto. Quando lo stuzzicadente esce asciutto vuol dire che è cotto, quindi adesso lo faccio giusto un po' raffreddare e poi lo vado a mettere in un piattino, facciamo il taglio e la cosa più importante, l'assaggio. Qui ho fatto una fettina perché raga scottava il piatto, quindi assaggiamo. Allora, ovviamente ogni volta che faccio i miei video assaggi qualcuno mi deve interrompere, quindi assaggiamo. A parte che è morbidissima, è buona, forse doveva cuocere di qualche 5 minuti, però è ancora calda quindi si deve raffreddare, però devo dire la verità che è molto molto buona.